affianca alla giunta con un impegno davvero molto intenso e appassionato sul tema che qui ha parlato, cioè su come davvero cercare di rendere i giovani protagonisti di questa nuova stagione di rilancio di Roma. E naturalmente in primo luogo ci sono i posti concreti, quindi è stato bello oggi dopo Perché aver seduto vicino a inaugurato la Roma, cifra no? Perché anziani a seduto tempo di vicino record, a Roma? come sapete, è stato reso Attiva un disponibile. po' di Oggi abbiamo posti. fatto un'inclusione virtuale, diciamo così, ma importante, simbolica. Il centro giovani è un centro che ha tante cose, che è uno spazio fondamentale, che ora è bellissimo poter sapere che arriva un bando, diciamo, che si sta concludendo e potrà avere qualcuno che lo gestisce, lo rende non solo un luogo dove ci sono servizi importantissimi che vari soggetti abbiamo ascoltato, pubblici o di terzo settore, rendono disponibili alle famiglie, ma anche dove dei giovani possono da protagonisti in qualche modo contribuire a rendere questi luoghi dei luoghi animati, dei luoghi ibridi, insomma, dove si incontra dei servizi sociali, ma anche un'auto-organizzazione delle persone, lo sport, la cultura, davvero dimensioni che si devono contaminare tra di loro e rendere i quartieri dei quartieri dove ci sono degli spazi di cittadinanza attiva, di protagonismo delle persone. Oggi abbiamo parlato anche di tante questioni pratiche, di tanti problemi concreti, di servizi che l'amministrazione deve migliorare, e di collegamenti, di cura fisica dei luoghi, ma davvero il protagonismo delle persone e la partecipazione attiva, la condivisione di questi spazi, davvero l'anima sociale e democratica e civica delle persone, dei cittadini, è quello che poi cambia anche da un segno simbolico ma anche concreto a una cittadinanza che noi vogliamo rendere piena, piena e giusta ed equa, piena dappertutto in tutti i quartieri della città, che devono essere tutti quartieri con diritti, anche con poi chi ha anche la possibilità di ospitare magari appunto delle attività sociali anche in un luogo bellissimo con una vista, con il verde, e quindi poi ogni quartiere ha le sue caratteristiche che può, se ha le dotazioni di infrastrutture, la dotazione di collegamenti, l'impegno di un'amministrazione, non solo quella comunale, ma quella di questo municipio che sta lavorando, appunto, dicevamo, stressando gli uffici davvero al limite massimo. Quindi di nuovo un applauso agli uffici, ai mitici uffici che reggono.